buonasera, buonasera anche da parte mia, grazie Elisa. Nell'ambito dei lavori per questo progetto di ricerca sulla mobilitazione al mondo della società civile italiana in Jugoslavia, ho dedicato una particolare attenzione, come diceva Elisa, al caso di studio trentino, attraverso gli strumenti della storia orale. Sono state analizzate circa 30 interviste, studiando la pubblicistica dell'epoca e rintracciando le prime fonti archivistiche disponibili, sostanzialmente ancora inesplorate, fondi da inventariare, per utilizzare un lessico più specialistico. Uno dei caratteri inediti del fenomeno preso in considerazione è, come è stato ricordato, il peculiare coinvolgimento della provincia italiana. Per questa ragione, nel breve tempo a mia disposizione, intendo illustrare alcuni tratti fondamentali dell'esperienza trentina, cercando di identificare dinamiche locali utili alla comprensione del fenomeno anche su scala nazionale. Due parole per introdurre il caso di studio e il contesto preso in esame. Verso la fine degli anni '80, il Trentino stava vivendo quella che è stata definita dagli storici una riscoperta della propria vocazione internazionale. Da una parte si registrava un maggiore coinvolgimento della politica trentina sul piano internazionale, con il rafforzamento, ad esempio, della cooperazione transfrontaliera e le prese di posizione nelle crisi internazionali. D'altra parte, cresceva l'attivismo della società civile locale, nella quale la convergenza tra il pacifismo di matrice cattolica e quello internazionalista laico aveva sostenuto la mobilitazione per il disarmo nucleare e, facendo leva anche sulla forte tradizione missionaria locale, una nuova spinta alla solidarietà internazionale. Tale atmosfera favorì in primo luogo il rapido accoglimento in provincia del processo di decentramento della cooperazione con l'apposita legge del 1988. Quindi favorì l'istituzione nel 1991 del Forum per la Pace e i diritti umani, un inedito strumento di collegamento tra le istanze dell'associazionismo pacifista, del mondo della solidarietà e dell'ente provinciale. La comunità trentina si affacciava quindi all'ultimo decennio del XX secolo, attraversata da movimenti fermenti che portavano un'apertura del territorio verso quello che cominciava ad essere definito proprio in quegli anni un villaggio globale. Tuttavia, secondo un'accurata indagine condotta in quegli anni nel mondo del volontariato trentino, le realtà a favore della solidarietà dei diritti dell'uomo e della pace costituivano un universo proprio e discontinuo, impegnato soprattutto in iniziative di sensibilizzazione delle popolazioni e delle istituzioni locali. Posso chiedere un po'? Grazie. Ecco, la vicenda jugoslava rispetto a questo quadro portò un elemento nuovo di prossimità non solo geografica, la Jugoslavia era raggiungibile in automobile in poche ore dal Trentino, ma anche relazionale. Uno sguardo approfondito sulla prima fase della mobilitazione, attraverso l'incrocio tra i racconti dei testimoni e le fonti scritte, rivela infatti il ruolo decisivo, al di là di quelli che erano gli appelli alla solidarietà del Papa e delle associazioni pacifiche, dei legami diretti tra cittadini italiani e jugoslavi. Fu la rete di rapporti incrociatasi tra i due paesi negli anni precedenti al conflitto a produrre le prime iniziative di intervento diretto nel territorio jugoslavo, già nell'autunno del 1991, quindi pochi mesi dopo l'inizio della guerra. In tutto il territorio trentino sono emerse esperienze di solidarietà derivate da legami tra cori parrocchiali, tra corpi dei vigili del fuoco, tra ordini e movimenti cattolici, oppure risalenti ad esperienze di turismo o di carattere politico. C'era ad esempio chi era legato alle comunità italiane dell'Istria e finì anni dopo a fare aiuto umanitario in Bosnia. Allo stesso modo anche cittadini jugoslavi residenti in Italia, quindi, ma forti di capitale, di conoscenza e fiducia in loco nei territori colpiti dal conflitto, agivano anche al di fuori delle comunità immigrate in relazione con la società civile italiana. Sempre per fare un esempio nel caso locale, la famiglia di origine slovena svolse nei primi tempi un ruolo fondamentale per attivare, diciamo, la mobilitazione. Infatti nel contesto locale è possibile rilevare
queste modalità di attivazione nelle quali le particolari figure ponte, chiamiamole così, favorirono la capillarità e la spontaneità del fenomeno. Quali sono i risultati concreti di questa dinamica? Promosse in primo luogo l'impegno di diversi cittadini, al di là di precedenti esperienze di attivismo e volontariato, favorì la nascita di nuovi soggetti indipendenti e permise l'organizzazione di reti autonome. Coerentemente, la profondità dell'indagine storiografica svolta su un territorio comunque limitato, che ha permesso di rintracciare il più possibile la pluralità dei soggetti coinvolti, ha rivelato per la prima fase una realtà particolarmente fluida e frammentata. Le iniziative di solidarietà dei vari gruppi furono numerose ma spesso occasionali, proposte nell'ambito delle realtà più diverse, dal cattolicesimo sociale alla sinistra alternativa, dai gruppi non violenti pacifisti ai devoti di Medjugorje, alle associazioni come gli Scout. I racconti dei testimoni ci restituiscono un quadro nel quale erano estremamente rare le collaborazioni tra le varie realtà. In molti casi mancava perfino la conoscenza e il riconoscimento del lavoro degli altri, in altri c'era contrapposizione rispetto alle modalità di intervento. In sostanza risultava molto difficile rintracciare sentimenti di appartenenza ad un'esperienza in qualche modo comune. Molti gruppi, d'altra parte, erano concentrati esclusivamente su quella che veniva considerata l'urgenza umanitaria, contraddistinti da un grado di elaborazione molto ridotto del significato e del problema operato, come delle questioni che riguardavano la realtà jugoslava in generale. La mobilitazione rimase quindi in questa fase mani molto larghe, caratterizzata da percorsi autonomi e distribuita su tutto il territorio. Inoltre, mentre in altre realtà del paese cominciavano ad organizzarsi coordinamenti di solidarietà ad hoc per la Jugoslavia e si elaborava e si sperimentava quello che sarebbe stato definito un nuovo pacifismo concreto che verrà approfondito più tardi in Amazia, i soggetti pacifisti trentini che avevano rappresentato dei punti di riferimento fondamentali fino alla guerra del Golfo di pochi mesi prima, faticavano a trovare modalità di intervento adeguate al di là degli appelli alla pace, a prendere l'iniziativa di fronte ad una guerra complessa da interpretare in un contesto comunque poco noto che metteva in crisi le chiavi di lettura precedenti e di scelta di campo, una fase diciamo più di studio questa. È significativo notare il fatto che nei primi due anni della mobilitazione gli attivisti trentini quasi mai parteciparono a quelle che erano le iniziative a livello nazionale, come la Caravana della Pace del 1991 o il primo coordinamento nazionale del 1992 a Padova. Lo stesso Consorzio Italiano di Solidarietà, fondato nel 1993, come ricordava Luisa, non trovò immediatamente adesioni in Trentino e la stessa partecipazione alla marcia dei 500 di alcuni trentini fu in buona parte il risultato di iniziative individuali. Non sto molto bene, si vede per questo tempo, non mai passato, ti chiedo scusa. Ce la puoi fare. Questo primo quadro scrive rispetto all'immagine delle esperienze di relazione tra Trentino e i Balcani che hanno caratterizzato gli anni 2000, relazioni di comunità solide fondate su una chiara visione politica. E quando cominciò quindi a cambiare questa situazione? Cominciò a cambiare soprattutto a partire dalla seconda metà del 1993, sostanzialmente ai tempi della marcia di Mirsala che veniva ricordata precedentemente, e maturò significativamente nei mesi e negli anni successivi. Mi soffermo rapidamente su tre fattori che a mio avviso contribuirono a questa trasformazione. In primo luogo, l'approfondimento del caso locale evidenzia quanto le grandi iniziative di interposizione non violente abbiano indubbiamente inciso sull'esperienza di mobilitazione nei territori. Sappiamo che furono esempi anche piuttosto episodi anche piuttosto controversi rispetto alla loro efficacia, che venne messa in dubbio appunto anche dagli attivisti jugoslavi, ma il forte slancio ideale di Mirsala e la sua lunga preparazione fecero di questa iniziativa un momento particolarmente emotivo e coinvolgente, che diede grande visibilità mediatica ad attivisti dal basso per la Jugoslavia in generale. E i media locali, più vicini al territorio, ebbero una funzione importante in questo senso rispetto ai media nazionali, che invece molto spesso faticavano a seguire quello che avveniva appunto a livello di
Ciò permise di coinvolgere e attivare le forze latenti presenti nella società, come testimoniato dal fatto che dalla marcia del 500 a Melsada i partecipanti trentini aumentarono da 15 a 50. Dalle testimonianze analizzate emerge come molti arrivarono quasi casualmente a questa iniziativa, attraverso diversi canali, da diverse aree del Trentino, in numerosi casi non conoscendosi nemmeno tra loro e avvicinandosi dopo quell'esperienza al mondo della solidarietà internazionale, quindi diciamo una pluralità di soggetti. Oltre a rilanciare la partecipazione, divenne l'occasione per creare un primo coagulo dell'attivismo per la Jugoslavia nel territorio trentino. Crebbe fortemente in quella fase degli attivisti e volontari la percezione di una mobilitazione di comunità e la convinzione di poter contare su una disponibilità da parte del territorio, fondamentale per poter lanciare iniziative più strutturate. Nel contempo, questo è un po' il secondo punto, si intensificò il dialogo con altre realtà in Italia, favorendo lo scambio di pratiche e la maturazione di valutazioni di carattere politico. I volontari trentini si confrontarono con il forte slancio idealistico rispetto alla possibilità di intervento della società civile promosso dai beati costruttori di pace di Padova e con le letture e l'impostazione di realtà come Assopace o il Consorzio Italiano di Solidarietà, il DCS, che spingevano per il sostegno a quella che era chiamata la truppa jugoslavia, l'altra Jugoslavia, cioè gruppi non nazionalisti. Un punto di riferimento particolarmente importante fu l'esperienza del coordinamento bresciano di iniziative di solidarietà con la Jugoslavia, come modello di una realtà territoriale in grado di aprire una relazione all'interno del conflitto con la cittadina bosniaca di Solidarici. Alcune realtà, soprattutto la Casa per la Pace di Trento, che cercò di porsi in questo senso come punto di riferimento, cominciarono a lavorare per incanalare tutta quella che era la spinta della mobilitazione trentina in progetti che orientavano lo sforzo umanitario secondo i principi della diplomazia popolare, promuovendo in loco progetti nazionali, ma anche organizzando iniziative proprie, dall'ampia rete di adozione a distanza tra Trentino e Fiume, agli aiuti umanitari raccolti per aprire il dialogo con la cittadina serbo-bosniaca di Prijedor. L'analisi del caso locale rivela quanto l'intensità di quella stagione abbia determinato una prima penetrazione nel mondo dell'associazionismo trentino di approcci di diplomazia dal basso e una nuova percezione del ruolo della società civile. Anche se tra gli attivisti il grado di familiarità con le questioni balcaniche che poteva variare molto, ciò favorì questa maturazione favorì l'accoglimento di letture che enfatizzavano la necessità di lavorare con tutte le parti in conflitto e che avrebbero svolto un ruolo decisivo per le successive iniziative di cooperazione concentrata con le comunità in Serbia e in Repubblica Srpska. Io mi scuso dal degno. La decisione di andare verso quello che era stato presentato come il nemico, tutt'oggi ricordata da diversi testimoni come una scelta profondamente politica, finì per trovare appoggio in un Trentino che aveva conosciuto in quegli anni una solidarietà rivolta soprattutto verso la popolazione cattolica. Terza esperienza peculiare fu il rapporto tra la mobilitazione e gli enti locali. In realtà la politica provinciale in quegli anni della provincia di Trento, nei primi anni 90, attraversava un periodo complesso e instabile, dovuto agli scandali e alle crisi legate al passaggio dalla prima alla seconda repubblica, che colpirono anche il Trentino. Nel frattempo, tuttavia, lo slancio di solidarietà dal basso incrociò una classe politica emergente che guidava il comune di Trento, contraddistinta da una decisa visione del protagonismo europeo degli enti locali, in particolare delle città, e che trovò nella crisi jugoslava un'importante occasione di impegno internazionale. L'esempio certamente più significativo fu il Concilio delle Città d'Europa, organizzato a Trento nel dicembre del 1995, nel 450° anniversario del Concilio, e che ospitò nei giorni in cui si stavano firmando gli accordi di pace a Parigi per risolvere appunto il conflitto bosniaco, l'incontro tra il sindaco di Sarajevo e il vice sindaco di Belgrado. Il confronto tra i soggetti impegnati nella mobilitazione, i soggetti della società civile e l'ente pubblico fu in realtà prudente, segnato da
avvicinamenti e distanziamenti, contraddistinto dalla portazione da parte del Comune di Trento di alcune associazioni per le proprie iniziative, ma anche dal supporto ad altre certamente meno disponibili a questo tipo di operazioni. Se da una parte la pressione dal basso svolge quindi un ruolo determinante, dall'altra tale orientamento politico concorse a favorire le contaminazioni e la ricerca di un orizzonte comune nella diplomazia dal basso. I percorsi di organizzazione della società civile trentina, favoriti dalla durata e dalla portata dell'esperienza di mobilitazione in Jugoslavia, crearono le basi per le originali esperienze di cooperazione di comunità successive, che avrebbero assorbito e inquadrato parte importante della mobilitazione presente sul territorio, anche se non tutta naturalmente, dandole una prospettiva di più lungo periodo e andando poi a rappresentare casi più vulgari anche a livello nazionale. Le difficoltà iniziali di orientamento e di organizzazione dell'intervento diretto testimoniano quanto quell'esperienza di mobilitazione abbia rappresentato una palestra particolarmente importante, certamente contraddistinta da grandi difficoltà, contrasti di orientamento e problemi di conoscenza e di interpretazione del contesto, ma che portò un numero significativo di soggetti coinvolti nel territorio a impegnarsi nella ricerca di strumenti di intervento nuovi nel contesto internazionale. Permise di creare legami diretti con gli attivisti nella ex Jugoslavia, favorì gli sforzi di coordinamento e di confronto dell'impegno nell'impegno concreto tra i diversi soggetti presenti nella società civile trentina, aprì una nuova fase nei rapporti con gli enti locali. In generale concorse quindi alla maturazione di una diffusa convinzione di poter svolgere un ruolo importante sul piano internazionale, tanto che furono molti i trentini a partecipare quindi in seguito alle grandi mobilitazioni transnazionali tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Le testimonianze, d'altra parte, confermano come quegli anni abbiano effettivamente rappresentato un momento fondamentale anche nei diversi percorsi di vita di chi vi partecipò. Si tratta quindi di un'esperienza che con le sue ricadute contribuì sensibilmente al processo di internazionalizzazione della società civile trentina, portandolo oltre le liste dei centri urbani, e in qualche modo come abbia sostenuto l'integrazione del Trentino nelle grandi dinamiche nazionali e internazionali del XX secolo. D'altra parte, il caso Trentino illustra piuttosto bene quando la mobilitazione per la Jugoslavia negli anni 90 abbia rappresentato occasione anche di maggiore integrazione e riconoscimento nel tessuto nazionale delle realtà territoriali delle società civili presenti nel paese. Grazie e scusatemi ancora per la...